Oggi in Piazza Municipio ad Avella si terrà il secondo memorial dedicato agli scacchi e a Nicola Pugliese. Qui con noi il presidente dell'Associazione Mela, Riccardo D'Avanzo. Allora, Riccardo, 2 anni fa come nacque questa idea? Purtroppo 2 anni fa è nata in seguito a un episodio brutto, la scomparsa appunto di Nicola Pugliese, che è avvenuta il 25 di aprile del 2012. E quindi dell'anno scorso l'idea di dedicare una giornata alla memoria, al ricordo di Nicola Pugliese, in quanto amico, in quanto giornalista e in quanto scrittore, e anche in quanto giocatore di scacchi. Lui era un appassionato di scacchi, ho saputo addirittura da poco che era della categoria secondo nazionale. Non so, ammetto la mia ignoranza, non so esattamente che cosa significhi, però suppongo che sia una categoria abbastanza elevata per quanto riguarda il gioco degli scacchi. Ecco, tu in particolar modo ci hai tenuto molto a realizzare questo memorial. Che cosa accadrà oggi in Piazza Municipio? Ricordo che l'anno scorso c'erano anche parenti di Nicola. Accadrà anche quest'anno? Sì, sicuramente ci sarà la presenza della figlia. Che c'era anche lo scorso anno. C'era anche lo scorso anno, che purtroppo poi, oddio, c'è il fratello Armando Pugliese, che è conosciutissimo, regista, autore, scrittore e giornalista anche lui, però che abbiamo anche invitato tra le altre cose, però purtroppo impegni di lavoro non gli hanno impedito di venire. La figlia, la signora Alessandra, la quale tra le altre cose ovviamente è anche molto contenta, oltre che essere emozionata, per il fatto che almeno alcuni amici di Avella ci tengono a ricordare la figura del papà. C'è una citazione in particolare di Nicola Pugliese che hai maggiormente a cuore? Sì, c'è qua il manifesto che noi domani... Eccolo qua. Diciamo che una citazione che a me ha colpito molto è questa: ho raggiunto il massimo della libertà consentita in una società come la nostra, sono un re senza l'incombenza delle cerimonie. È una citazione che mi ha colpito molto perché diciamo che Nicola Pugliese era anche conosciuto per una sua apparente scontrosità. Di fatto non lo era, però questo faceva capire che lui non era tanto amante delle cerimonie oppure della necessità di apparire, e quindi questa citazione, che tra l'altro è presente in una intervista che lui ha concesso a Giuseppe Pesce nel 2011, proprio qui ad Avella, nel giardino del Palazzo Baronale, io l'ho presa da quella intervista. E con questa bellissima citazione, quindi, ricordiamo l'appuntamento di oggi. Allora, oggi è una giornata molto importante, riteniamo molto importante, perché è necessario in un certo modo scindere l'evento è lo stesso, però diciamo in due parti. Ci sarà un torneo in simultanea, una dimostrazione in simultanea per gli scacchi, dedicato soprattutto ai ragazzi, tant'è vero noi abbiamo pubblicizzato questa cosa andando proprio nelle scuole, soprattutto nelle scuole medie, ed avverrà davanti al bar Pasquino, che era praticamente il posto dove amava sostare Nicola Pugliese durante le sue giornate. Per quanto riguarda questa parte della giornata, noi abbiamo chiesto e ottenuto, siamo veramente onorati, la collaborazione del dottor Pasquale Colucci di Sirignano, che è un componente del Comitato Regionale Campania della Federazione degli Scacchi, e avremo anche la presenza del signor Nino Grasso, che addirittura è vicepresidente. Loro faranno questa dimostrazione in simultanea con i ragazzi e dopo praticamente spiegheranno un po' le regole. Diciamo che l'obiettivo è quello di far avvicinare i ragazzi al gioco degli scacchi, essendo il gioco degli scacchi una buona possibilità e opportunità per allenare un poco la mente. Questo perché come dicevo prima, il gioco degli scacchi era una delle passioni di Nicola Pugliese. Però
c'è poi la parte dedicata esclusivamente a lui, inteso come giornalista, come scrittore e anche come amico, come dicevi. Infatti nei locali adiacenti alla tabaccheria Maietta, di proprietà del signor Guerriero, del bar Pasquino, che tra l'altro è molto molto amico di Nicola Pugliese, perché il più delle giornate lui le passava insieme al signor Guerriero, ci sarà un incontro. E questa parte, diciamo, della giornata noi l'abbiamo organizzata insieme agli amici del Bar Pasquino, e quindi al signor Guerriero, con il movimento Cittadinanza attiva, Abella Cittadinanza Attiva, con la Prologo Abella, e quindi dicevo anche con tutti coloro che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscere Nicola Pugliese. Ci sarà questo incontro dove è dedicato un poco più o meno alle memorie, con aneddoti e anche delle passioni, e in quell'occasione sarà proiettato il video della, io dico, ultima intervista. Qualcuno addirittura mi diceva forse dell'unica intervista che ha concesso Nicola Pugliese a Giuseppe Pesce, da un'idea oltretutto voluta anche da Giuseppe D'Avanzo, giornalista di Repubblica e del Corriere della Sera, che noi di Bassirpinia proprio qualche settimana fa abbiamo pubblicato. Sì, infatti io ho letto e ho visto pure, quindi sarà proiettato questo video di questa intervista, e poi su quelli insomma si parlerà, si ricorderà, e chiaramente non si potrà fare a meno di citare il suo capolavoro, il romanzo Malacqua. L'intervista, dicevo, che ha un titolo tra le altre cose: tutto il resto è Malacqua. E allora, un modo per stare insieme, un modo per divertirsi, oggi pomeriggio alle ore? Alle ore 17:30. In Piazza Municipio, in compagnia dell'Associazione Mela. Non mancate!